Siamo sempre nella montagna crotonese, ma ci siamo spostati quasi al confine con l'Umbria e ci troviamo a Cadi Carlecchi. Cadi Carlecchi sta per casa della famiglia Carlecchi, un'antica residenza contadina, adesso trasformata in un borgo molto ospitevole e totalmente inserito, come vedete, nella natura. Siamo proprio in mezzo ai boschi, circondati da querce secolari e questo luogo veramente ispirato per un ambiente di vita, anche di scelta di vita, è attualmente abitato dai signori che sono qui con me. Abbiamo al mio fianco Cesare, il proprietario della casa, insieme con Cristiane. È una scelta di vita la loro questa, perché veramente siamo molto isolati dal resto del mondo. Quindi è un modo di vita che voi avete scelto tanti anni fa. Sì, abbiamo scelto questa, diciamo, parte della Toscana, che siamo al confine con l'Umbria. Io sono arrivato qui nel 1977, poi ho conosciuto Cristiana e lei è arrivata qui nel 1982. Da lì abbiamo iniziato piano piano a ristrutturare la casa, a fare allevamento, agricoltura, tabacco, maiali, pecore, diciamo tutto quello che si poteva fare a quel momento. E piano piano lei ha avuto l'idea di fare questa attività di agriturismo e abbiamo iniziato piano piano e oggi abbiamo una bella struttura che possiamo definire anche un piccolo borgo. Ecco, un agriturismo del tutto particolare però, perché nel fare questo, nel costruire questo, perché come mi raccontava Cesare, avete fatto tutto con le vostre mani, avete ristrutturato, risistemato, ampliato, rispettando quelle che erano appunto le strutture iniziali, però voi avete fatto anche delle scelte particolari, nel senso che voi questa natura l'avete protetta, avete cercato in tutti i modi di proteggerla, facendo proprio questa scelta di vita. Soprattutto avete creato la possibilità di un'alimentazione anche di riscaldamento e poi una piscina particolarissima. Sì, abbiamo una piscina alimentata da pannelli solari, abbiamo anche pannelli solari su tutte le case. Abbiamo fatto sempre, direi, la scelta di una vita che tutela la natura, perché la natura deve essere in armonia, in sintonia con l'uomo. E per conseguenza abbiamo sempre avuto anche animali, per esempio accudito animali, amiamo tutto quello che è natura. E poi c'è un orto. Infatti stavo proprio dicendo questo, sussurravo a Cesare, però c'è l'orto, che è una sua passione, lo coltiva molto bene, e poi tocca a me e lavorare tutto il resto, lavorare con i frutti dell'orto. Quindi voi nell'accoglienza che fate agli ospiti che arrivano nel vostro agriturismo avete la possibilità di offrire i prodotti anche della vostra produzione? Sono soprattutto prodotti per noi in famiglia, non produciamo in grande stile, però ogni tanto si fa qualche cena e il cibo, almeno d'estate, è genuino e biologico perché proviene proprio dall'orto. Però Christian ha mantenuto anche un'altra possibilità insieme con Cesare. Voi avete gestito anche un'attività che è quella in internet, di avere l'idea di creare un portale. Siete stati tra i primi qui nella montagna, quindi di unire le tecnologie con quella che è poi il vivere allo stato naturale. Sì, questo però bisogna dirlo, è il lavoro prevalentemente di Cesare, tant'è vero che l'idea era la sua. Io gli ho dato una mano con le traduzioni, però l'ha tutto ideato e messo in piedi e veramente anche in internet lui. Quindi, allora siamo riusciti a coniugare tecnologia e natura? Beh sì, appunto, tornando al discorso precedente, quando ho dovuto interrompere i lavori agricoli, ho cominciato a fare il sito per Cadi Carlecchi e da lì mi è venuta l'idea di allargarmi ai miei colleghi. Dico, perché no non fare un portale dove anche tutti gli altri possono aderire e farsi vedere su internet? E da lì è nata l'idea. Poi logicamente è collegato anche alla bellezza dei luoghi, che non soltanto chiaramente il nostro rappresenta,
ma anche tutti gli altri agriturismi, essendo insomma nella campagna, hanno dei bellissimi luoghi da visitare. Siamo dentro questa splendida struttura, siamo in una piscina, ma è una piscina particolare, Cesare, non è una piscina, è una scelta anche questa voluta e creata dentro la natura, ma con delle attenzioni particolari. È una piscina calda, coperta, alimentata. Allora, sì, tornando al discorso della tecnologia, questa è stata una scelta anche dovuta, perché come si sa in montagna la temperatura tende subito a scendere e anche a salire molto lentamente. Ora con questa struttura in alluminio possiamo sfruttare la piscina da marzo a ottobre. Inoltre questa piscina viene riscaldata con 14 pannelli solari ed è con acqua salata, perché non utilizziamo il cloro, ma tramite un sistema di elettrolisi con il sale viene separato il cloro e pertanto la piscina, come potete vedere, è pulitissima, non ha bisogno di nessun trattamento ed è molto salutare e piacevole. Cristian, questa scelta che tu hai condiviso con Cesare, no? Perché appunto tu vieni da un altro mondo, vieni da un'altra realtà, però fin dalla natura, nei tuoi luoghi di origine indubbiamente eri immersa anche in natura, tu hai... ti ha aperto ad un mondo e qui cominciamo a introdurre anche la tua attività. E tu hai fatto delle scelte perché vieni da un tipo di cultura e di preparazione particolare. Va bene, diciamo che io vengo semplicemente da un altro paese e questo credo che si senta anche. E quello che mi ha attirato qui in Italia è stato soprattutto l'impressione di una vita all'epoca ancora a passo d'uomo, specialmente a Cortona, che era una piccola città molto vivace, però nel contempo con una certa lentezza anche, che a me è piaciuto molto venendo da Monaco, di Baviera, dove la vita è ben diversa. E pertanto sono sempre stata contenta a condividere una scelta come quella di Cesare, che l'ha fatta prima di me, per la verità, e abbiamo creato anche qui una parte del benessere che serve anche a noi stessi, non solo ai nostri ospiti, perché questo bagno in piscina, per esempio, che un'acqua vellutata veramente dà un senso di benessere, e da lì poi partiamo ad altre scelte, come quella che tu hai accennato, che sarebbe per esempio il massaggio ayurvedico. Io sono massaggiatrice ayurvedica ed uso ultimamente anche le campane tibetane, però credo che dopo parleremo forse di più. Era la nostra piccola sorpresa. Siamo entrati in questo delizioso angolo della casa, proprio delizioso perché così ristretto, piccolino, ma curato in tutti i minimi particolari. E uno dei particolari che Cristiano ci tengo che mi illustra sono questi animali e questi disegni che noi vediamo nel muro. Non sono disegni, non sono così riproduzioni, sono veri e propri disegni, perché io amo tutte le cose della bellezza, tutte le arti o anche la letteratura, amo tutto questo che comporta per me sempre un senso di benessere, e mi piacciono molto gli affreschi, però l'arte degli affreschi oggigiorno la sanno fare credo in molto pochi, e per conseguenza ho voluto far fare, meglio detto, dalla nostra nipote questi dipinti sul muro. Sono veramente dipinti sul muro e l'abbiamo scelto insieme, gli animali, le piante, anche la composizione delle piante, e secondo me è una cosa molto bella, molto particolare. Siamo sempre con il professor Menghini, docente di botanica presso l'Università di Perugia, per continuare a parlare delle nostre piante della montagna cortonese. E qui vediamo la calluna, professore. Sì, la calluna è un'ericace, in sostanza appartiene alla famiglia delle ericaci ed è una delle eriche più piccole. Ha questa fioritura molto bella, molto rosata, come vedete, costituisce delle macchie nelle radure, è molto comune qui nei dintorni di Cortona, soprattutto intorno al lago Trasimeno. E si raccolgono in genere le sommità fiorite vengono essiccate all'ombra, vengono fatte dei mazzetti, vengono attaccati sotto una tettoia e poi vengono usate in tisane, soprattutto contro l'infiammazione delle vie urinarie. In questo somiglia molto a tutte le altre eriche, e soprattutto un'altra ericacea abbastanza importante, che è il corbezzolo.
Corbezzolo contengono, così come l'erica, contengono appunto un composto che si chiama albutina e ha queste proprietà di essere diuretica, ma soprattutto di favorire un'azione antisettica delle vie urinarie, quindi proprio uno spurgo delle vie urinarie. Ecco. Professore, adesso vorrei parlare di una pianta particolarissima, il topinambur, conosciuto nelle nostre campagne come la margherita o anche come tartufo. In realtà questo topinambur è un elianthus. Per non confonderlo con il girasole, vogliamo mettere dei paletti, ecco, vogliamo chiarire un po' dove stanno i limiti? Beh, il girasole che vediamo coltivato nelle nostre campagne deriva da una iperselezione, si tratta di varietà che hanno appunto ricevuto una selezione iperspinta, per cui vediamo queste piante con un solo gambo, con questi enormi capolini in testa, mentre invece il topinambolo è rimasto praticamente allo stato spontaneo. Se il girasole viene abbandonato a se stesso, praticamente ritorna in forme molto simili a quelle dell'Elianthus, del topinambur, no? Dell'Elianthus tuberosus, il quale però ha anche un altro nome, si chiama anche patata del Canada, proprio perché veniva mangiato, è stato introdotto per curiosità negli orti botanici, poi si è sparso, vive negli ambienti un po' umidi, sulle rive dei fiumi e così via, ma si adatta a diversi tipi di terreno e quindi è molto comune. È importante perché, al contrario degli altri tuberi, contiene molta inulina. E l'inulina è campolimero di fruttosio e quindi non va a cavallarsi nel biochimismo ovviamente degli zuccheri. Ecco. Quindi è particolarmente adatto all'alimentazione dei soggetti che soffrono di glicemia sostanzialmente. Ecco. Questa inulina è questo polimero, cioè questa catena di molecole di fruttosio che vengono digerite nella seconda parte dell'intestino ad opera di alcuni batteri e assume questo carattere fibroso che appunto permette la regolarizzazione del metabolismo degli zuccheri. Non a caso ci troviamo accanto a questa immagine, un putto inserito anch'esso nella natura, che ha tra le mani uno strumento musicale, e questo ci serve per far capire le scelte di Cesare e Cristiana, perché adesso andiamo a presentare le attività alle quali loro si stanno dedicando con grande amore ed intensità. Cesare con una sala di registrazione, e che è una sala inserita appunto musica e natura, questo è lo scopo che lui vuole raggiungere, e Cristiana con la sua sala di terapia. All'interno di questa struttura di cavi Carlicchi abbiamo due ambienti che vi avevamo in qualche modo introdotto, volevamo presentarvi come un po' una sorpresa. È veramente una sorpresa, perché troviamo due ambienti qualificati da un punto di vista tecnologico. Qui lavora Cesare con la sua sala di registrazione e poco più avanti lavora Cristiane con la sua sala terapia. Siamo nel tuo regno veramente, Cristiana, questa è la parte più intima del tuo laboratorio di terapia, perché qui tu veramente fai terapia. Sì. Allora, questa è la nuova sala terapia e qui, come si vede, si eseguono due tipi di terapia. Una è il massaggio ayurvedico e l'altro è il massaggio sonoro con le campane tibetane. Allora, il massaggio ayurvedico, come almeno io l'ho imparato, perché ci sono vari tipi di massaggio ayurvedico secondo il maestro che insegna. In questo caso comincio con una riflessologia plantare stimolando tutti gli organi interni del corpo. Sappiamo che sono tutti qui presenti. Dopodiché si va al linfodrenaggio della gamba con movimenti lunghi ed uniformi, che mandano semplicemente il liquido su verso l'inguine. Questo va poi fatto anche naturalmente sull'altra gamba. Dopodiché si massaggia l'addome. Come si sa in Ayurveda, l'addome è una cosa molto importante, perché in Ayurveda il cibo è una cosa essenziale, è medicina praticamente. Il cibo, come noi lo assumiamo adesso, non è veramente adatto al corpo.
E allora si massaggia l'addome favorendo la digestione, favorendo anche l'eliminazione. Da lì si va verso le parti superiori, si massaggia intorno ai seni, si massaggiano tutte le braccia sempre sotto forma di linfodrenaggio e poi si massaggiano le mani, anche tutte le nocche delle mani e si fanno movimenti rilassanti e sbloccanti. E alla fine si va verso il collo, si dà un sollievo alla cervicale, si fa dei movimenti che coinvolgono praticamente tutto il corpo, prendendo anche i reni e stirano. E si conclude la parte davanti con un bel massaggio rilassante di tutto il viso. E si stimolano dei marma. In Ayurveda ci sono vari marma e qui noi stimoliamo tre, questo, questo e questo. E così si conclude il massaggio davanti ayurvedico. Poi la persona si gira e si rimassaggia sempre le gambe, si fanno poi anche il massaggio con ambo le mani lungo le gambe, si fa il massaggio della schiena e poi io concludo normalmente con uno scarico di negatività. In questo senso si possono fare vari tipi di scarico di negatività, io lo faccio in questa maniera, scaricando praticamente la negatività da tutto il corpo. Fatto questo, ultimamente ho inserito anche le campane tibetane. In questo caso, non trattandosi proprio di un cosiddetto massaggio sonoro, dove si usano solo le campane tibetane e la persona si stende per terra, in questo caso uso volentieri questa campana che dà un ulteriore sollievo. Molto bello è quando si suonano contemporaneamente varie campane, però in un massaggio ayurvedico non si può inserire tutto. Adesso le vibrazioni delle campane penetrano nel corpo, perché noi il suono non lo sentiamo solo con le orecchie, ma tutta la superficie del corpo è capace ad assumersi questo suono, a far vibrare tutti gli organi interiori, anche tutte le cellule del corpo. Siamo fatti di acqua al 70% e l'acqua porta questa vibrazione dovunque. Poi questo è un suono diverso. Allora, la campana grande è per la parte inferiore del corpo, l'addome in giù. La campana piccola, più piccola diciamo, ci sono varie misure, è quella che si mette sul cuore. Poi c'è una campana ancora più piccola, con un suono ancora più alto, dal basso al più alto, il più alto, che sarebbe, o è, meglio detto, per la testa. La campana piccola è quella che connette la persona con il cielo, con il padre cielo, mentre la campana grande connette il corpo e la persona con la terra, con la madre terra.